Ciao, ciao a tutti! State bene? Sì, dai, spero che state bene. Noi un pochino meglio. Io non tanto, vabbè. No, ci siamo un po' influenzate, non riuscivamo mai a trovare un attimo di tempo, poi mia mamma è stata un po' così. Io non sto tanto bene, perciò è per quello che non ci siamo fatte sentire né vedere. Spero che voi stiate bene tutti, importante quello. Tanto tempo, che non parliamo. Sì. Abbiamo fatto qualche video outfit, qualche foto su Instagram, avete nostre notizie tramite queste piccole cose. Sì. Bene. Però, allora, per mercatini siamo andati un po' poco, perché non stando bene, non mi sono mossa tanto. Un po' non è stata tanto bene, un pochino ci siamo influenzate tutte e due. Un po' come weekend, adesso sembra che ha iniziato a fare un po' bello, ma già oggi è brutto. E quindi un po' di volte quelli all'aperto non siamo riusciti ad andare perché era brutto. Quindi abbiamo fatto un pochino il cambio del guardaroba con un po' di cosine estive, che già avevamo presi negli anni. E altre cose abbiamo fatto un pochino di shopping in alcuni posti qui vicini, che fanno ogni tanto dei saldi, allora ve li facciamo vedere. Ci siamo buttati su quello, in assenza di... Il mercatino. Sì. Non siamo ancora andati a trovare il nostro amico suello Cristiano. Mi spiace tanto. A Mercatopoli. Se riusciamo questa settimana magari un salto. Sì, se sto un po' meglio. Ci muoviamo. Sì, se no... No, non posso. Quindi... Allora, parti tu, amore. Parto io, facciamo vedere un paio di cose. Te l'ho detto che io ho fatto un nidi, l'avevo mangiato. Non sapevo perché. Dai, tutto bene, no, perché? Ferma. Dai, amore. Dai, scusa. Ripartiamo. Allora. Ho detto lascia stare quei pantaloni bianca no, basta. Ma da fastidio con le gambe però mi metto tutta l'impalcatura per tenerla su. Allora dicevo da H&M ride. Vabbè, adesso mi da ridere. Dicevo da H&M, tra alcune cose con i saldi, altre no, ad esempio questo sfortunatamente. Ma stai facendo un po' di sta... Allora, dai. Da H&M ho trovato questo qui che sfortunatamente l'hanno messo in saldo 2 giorni dopo che l'abbiamo preso quasi. E è questo abito fatto a canotta. Lungo, praticamente arriva fino a metà polpaccio, molto aderente, bello. Io l'ho scelto quel grigio scuro qui con le righe bianche, c'è prugna, verde militare e nero, comodissimo ed è molto bello. Infatti l'avete visto che l'avevo abbinato al chiodo e alla camicia di jeans in una foto in Instagram e l'abbiamo pagato 9,90, adesso l'hanno messo in saldo a 5 euro, quindi davvero bello, mi piacerebbe prenderlo quel prugna, è comodissimo, poi ti metti qualsiasi tipo di scarpa, è molto molto comodo e carino. Poi sempre da H&M, abbiamo fatto un po' una follia un giorno, sempre in saldo hanno messo questo abitino che è un po' più di tessuto, un po' più pesante, e praticamente ha questa fantasia bianco e nero a manica corta, ed è anche lui un bello lunghino, un po' più corto di quello lì a righe, però arriva anche lui fin sotto il ginocchio. Molto bello. È molto bello, ha questa forma tagliata con il nero che fa proprio la silhouette. Bello. Non bisogna avere i rotolini. È bello, è molto carino questo qui. Ed era uno solo, tra l'altro ho avuto la fortuna di trovare la mia taglia ed era uno. E l'avevano messo a 20 euro perché era della nuova collezione e l'hanno messo in saldo a 20. L'ho preso subito, anche se ho fatto questa follia di 20 euro. Però mi piaceva davvero tanto. E sempre da H&M, questo è stato uno degli ultimi acquisti, che ancora il cartellino non l'ho ancora indossata, è questa camicetta, fatta così, lunghina e bella larga, e ha questa manichina così, molto carina dietro al bottoncino, davanti a questa fantasia.
molto carina secondo me, molto fine, costava 14,99 e l'hanno messa a 5. Quindi è un bello sconto, qui è un bello sconto, sì, 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 assolutamente. Ma anche il vestito lì pagato 20 sembra comunque tanto, però vabbè, costava mi pare 49,90, una cosa del genere, comunque costava abbastanza. E questo con i saldi, loro ogni tanto, ogni tanto di settimane fanno comunque questi saldi, sì, e qualcosina si trova. Poi invece volevo farvi vedere, giusto così velocemente, un paio di cose che invece avevo già estive, magari ve le avevo già fatte vedere nel corso sì, dell'estate scorso, che comunque per farvi vedere che il genere di pantaloni che mi piace quest'anno, proprio bello morbido, che l'anno scorso non piaceva. No, questi li ho sempre messi, sì, dai, però non ti piacevano, sì, tanto. Sì, in fondo è più stretto, con questa fantasia, ho una camicetta di questo colore fucsia che gliela abbino, fatto così, ed è molto comodo. Questo qui l'avevo preso sempre a un mercatino, sì, l'avevo pagato forse 3 euro, sì. Questo, d'accordo, bello leggero, e poi sempre simile, questo era forse tuo e me l'avevi, sì, dato a me, sì, sempre fatto sullo stesso genere, ha questa fascia davanti così, scende intrecciato, sembra quasi una gonna, e poi finisce largo, questa fantasia molto marrone, bello. È molto, sì, molto carino, insomma, è comodo. Soprattutto proprio voglia, sì, di cose comode, queste cose larghe, quando gli, sì, dicevo io metti le cose larghe che stai bene anche se sei magra, e così mi rispondeva no, io porto tutto stretto, voglio tutto stretto. No, mi piacciono ancora i jeans stretti, magari abbinati a determinate cose, sì, mi piacciono ancora, però adesso, quest'anno, però più voglia di cose comode. Anche ho preso un paio di jeans, li avevate visti in uno degli ultimi video, quelli della Levi's, larghi, proprio comodi. Questa, non so se ve l'avevo fatta vedere, era un regalo che mi avevi fatto in un negozio qui in zona che si chiama Capogiro, ed era l'unica forse, sì, mi pare, l'avevi pagata 12 euro e è questa gonna fatta con questo elastico e viene giù a velo così. Ha un leggero sottogonna, però comunque non è quelle lunghe fino ai piedi, è proprio arriva fin sotto il ginocchio, però è molto carina di questo velo, così stile ballerina, però va giù, però va giù morbida, bella piatta e morbida, non è rigida, e con un paio di stivaletti è molto carina, una maglietta, sì, è molto bella, l'aveva pagata 12 euro, sì, questa qui. Questa invece l'avevo presa, c'è ancora il cartellino, l'avevo presa forse l'ultima volta che siamo riusciti ad andare a Mercatopoli, sì, è questa gonna di Atmosfere fatta così. Sempre sullo stile, rimaniamo, di pantaloni, di quel tessutino leggerino, con questa fantasia, ha i bottoncini davanti e rimane cortina, però bella, bella morbida. E questa da Mercatopoli l'avevo pagata 4 euro. Non vedo l'ora da fare un salto anche da loro in questi giorni. Questa, quando il tempo la deciderà... anche. Vabbè, devo dire, se non si sta bene, non è che si ha tanta voglia di prendere e muoversi. E poi sempre un mercatino un po' di tempo fa, qualche settimana fa, che non vi abbiamo fatto vedere, avevo trovato queste scarpe fatte così, come vanno di moda queste, sono carine, sì, lucide, con la corda e lucide, carine, sono molto comode, tipo spandrille, sì, e queste qui le avevamo pagate, non mi ricordo più, 5 forse, 5 mi pare, sì, molto molto carine. Niente, io ho queste cosine qui. Io allora, da H&M ho preso, vi faccio vedere quello che ho preso io. Da H&M ho preso questa camicia. Dov'è le cartelle? Qua. Salve qui. Costava 19,99, fatta così, quei camicioni lunghi, larghi, fatta così, con la manica lavorata così. E questa l'ho pagata 7 euro. Allora l'ho presa perché per mettere sopra i pantaloni all'araba o così, bella larga, mi piaceva anche il colore con l'arancio e così, allora questa me la sono comprata. Poi ho preso quella mantella qua, che è stupenda, col cappuccio, così. Questa l'ho
comprato in un negozio che si chiama Sirabà. Sirabà. E c'ha tutte cose. Poi arrivano dall'India, dalla Spagna. Sì. Sì. E questa non mi ricordo più però cosa l'ho pagata. Sui 30. Mi pare. Sì. Sale sì. Sui 30, 34. Sì. È tipo fatto poncio. Ma il colore è bellissimo, guardate che sfumatura, tonalità. E poi ha il cappuccio. Non è pesantissima. No, 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 si può portare benissimo con i vestitoni o quelle sì. Cose lì, si mette, è molto bella. Questa. Poi vi faccio vedere. Questo che ho sempre preso da H&M, sono quei pantaloni che vanno di moda adesso, che mi piacciono molto, che arrivano a metà polpaccio, che rimangono sì. Larghi ma sono corti. E io l'ho presi neri, l'unica pecca che ha questi pantaloni che si stropicciano, cioè si stropicciano completamente. L'ho pagati 14,99, fatti così, neri però l'ho sono presi neri. Quelli che rimangono larghi ma corti, li fanno di vari tipi di tessuti, fantasie. Soltanto che è proprio il tessuto, è proprio si stropiccia in una maniera fuori dal normale. Infatti ero quello decorato non era se tenerli, eh? Quello decorato non no, era. Ce n'era un altro sull'azzurro era un po' più leggero, ma invece il tessuto era più molto più bello. Infatti ho lasciato dentro lo scontrino ancora nel coso perché non poi decisa se tenerlo. E poi questa maglietta che ho preso al mercato, che ho fatto una passeggiata con mio marito sabato, e c'era un banchetto di cose usate. Di cose usate. E allora io ho trovato questa camicetta. Che carina, non l'avevo ancora vista. E l'ho pagata 1,99 euro. Fatta così, con la margherita. Margherita in fondo. Così, così e così, quel colore qua, però a me piacciono questi qua sui pantaloni all'araba, vado matta di queste cose. Questo è quello che io ho preso, non sì. Ho preso più niente. Giusto le cose che dovevamo farvi vedere. Sì. Speriamo questa settimana, prima di tutto, che il weekend sia un po' bello, anche se non sembra che questa settimana il tempo sia molto bello qui. E quindi poi tu non ci sei. Non ci sono. E poi in settimana speriamo magari di riuscire a fare un salto da Mercatopoli. Sì, essendo che lei anche adesso lavora. Sì, dipende un po' le giornate, gli orari, un po', sì. Dobbiamo combinare un po' tutto. Io non stando tanto bene. Le faccende a casa, un po' di tutto, quindi ci ritroviamo che vogliamo sempre fare video, però poi non riusciamo mai ad avere il tempo. Vogliamo ringraziare tantissimo i nostri iscritti che sono sempre presenti. Se non ci vedete per un po' a fare video, comunque cerchiamo di farci sentire su Instagram o su Facebook, da qualche parte, comunque vi scriviamo sempre. Siamo molto contenti, ringraziamo tutti, io do un grosso bacio a Mari e Evelyn e tutte le altre persone che ci seguono, siete sempre nel mio cuore. Io saluto tanto Sara Bugliani, che ci scrive sempre su Instagram, ci commenta le foto, è sempre presente, grazie mille. Sì, sono veramente contenta di tutti i nostri iscritti. Sì. Sì, ci fa molto 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 piacere. Di una ragazza che ci ha scritto su Facebook, che se non sbaglio si chiama Lucia, ci ha scritto su Facebook, ci ha fatto dei complimenti, grazie mille, gentilissima. Speriamo di riuscire a farne un altro molto presto. Un saluto, ciao!